Augusta regina delle vittorie, sovrana del cielo e della terra, al cui nome si allegrano i cieli e tremano gli abissi, regina gloriosa del rosario, noi devoti figli tuoi, accolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore. Con confidenza di figli, esprimiamo le nostre miserie. Al trono di clemenza, dove siedi regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Piena di grazia, Signore è con te, sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati, vogliamo crocifiggere il cuor nostro Gesù, e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei quattro castigli, ma tu ricordati che sul Golgota raccoglisti il tuo sangue divino, il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra bontà, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli. Misericordia, o Madre, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni nel tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dignati benevolmente, o Madre, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cuori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, dunque puoi aiutarci, se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a coinvolgerci. Il tuo cuore di Madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia
confidiamo nella tua mano. Ci ispirano fiducia che saremo risoluti. E noi confidiamo pienamente in te. Ci accontentiamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tua mano. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia, noi ora ti chiediamo, Gesù, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedice, o Maria, in questo momento il sommo pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata regina delle vittorie, aggiungi ancora questo, o Madre, concedi il trionfo alla società e la pace all'umana società. Benedici i nostri tesori, i sacerdoti, e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoia a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, regina del rosario. O Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei messi, sia ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, orso dunque, avvocato nostro, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Con l'intercessione della Vergine Maria ci benedica e ci accompagni sempre, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona domenica e buona festa a tutti.